Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. E dato quando faccio live mi fate sempre questa domanda: ma che youtuber segui? Soprattutto youtuber milanisti? Io non seguo nessuno youtuber milanista, mettiamo le cose in chiaro. Seguo tanti youtuber, ma tutti che tifano altre squadre. Il motivo è semplice, perché prima di tutto io non sono nel mondo delle altre squadre, quindi se voglio saperne di più, basta seguire alcuni video di alcuni youtuber, che ne so, laziali, romanisti, interisti, juventini, e appunto per sapere un po' di più sulla loro squadra. Non seguo il Milan, insomma, youtuber milanisti, semplicemente perché voglio essere sportivo quando parlo della mia squadra, non voglio essere di parte, non voglio essere come tante persone che considerano i giocatori della propria squadra i più forti del mondo, con un campanilismo veramente a livelli estremi. Io voglio essere obiettivo, voglio dire le cose come stanno, e l'unico modo per farlo, ragazzi, è guardando le partite e prendo le proprie conclusioni. Sì, seguo Eras della Fossa, ma Eras della Fossa rispondono e fanno sfottò agli interisti, in sostanza. Fanno questo Eras della Fossa, e non è una critica verso di loro, anzi, li apprezzo veramente tanto. Sono stato uno dei primi follower che hanno avuto e veramente li adoro con tutto me stesso. Però il fatto sta che non seguo altri youtuber milanisti perché, appunto, voglio dare non è un discorso di concorrenza, voglio dare un'opinione sportiva totalmente mia sulla mia squadra. Voglio un'analisi che, giusta o sbagliata che sia, comunque venga esclusivamente da me. Perché ovviamente un discorso di un altro milanista potrebbe influenzarmi magari su quello che voglio dire alla mia audience. Questo è il motivo principale. Mi sono battuto in diversi youtuber dove magari mi sono battuto in alcuni commenti, diciamo, un po' contrastanti le loro opinioni, quello sì, succede spesso. Probabilmente io vado per dire la mia, poi se vengo insultato, questo non me ne frega veramente niente. Scommetto che adesso verrà domanda: allora chi segui? Io seguo molti youtuber interisti, prima di tutto perché quando perdono mi piace veramente spolparmi i loro video. Poi comunque li trovo alcuni molto obiettivi verso le altre squadre, altri trovo molto comici, ragazzi, è un po' un mix. Di interisti ne seguo tanti, seguo, vabbè, Luca Mastrangelo penso sia il youtuber più mainstream del momento dopo il Masseo, e seguo Mario Inter, seguo ogni tanto Luca Nerazzurro, ogni tanto, seguo Neschio, seguo Giano Sport, seguo loro di interisti. E ogni tanto magari il Prince Nerazzurro quando fa gli ospiti. Juventini seguo Edoardo Mecca, spesso e volentieri. Romanisti seguo Sickwolf, seguo Gabbomen e seguo l'Asso di Roma, che l'Asso di Roma, ragazzi, veramente lo adoro con tutto me stesso. Seguo I'm Violet per il Napoli e seguo anche per la Lazio Falconero e Ghiottone99, più Falconero, che Falconero in realtà è uno youtuber che fa gaming un po' come Fuse Gamer, ecco, però ha il secondo canale, appunto, il canale secondario che fa tutto sul calcio, che si chiama La Casa dei Falchi, dove lui proprio si dedica alla Lazio e magari a qualche video sulle altre squadre. Ecco, diciamo, da chi prendo ispirazione quando magari mi devo informare sulle altre squadre, ovviamente cercando di rimanere il più imparziale possibile. Poi, ovviamente, ragazzi, quando c'è da godere per la vittoria si fa. Io spero con questo video di avervi chiarito alcuni dubbi, perché ogni tanto me lo chiedete, no, in chat, durante le live, chi seguo, chi non seguo, e per non dare sempre la risposta, decido di fare questo video. Quindi, se lo beccate, se riuscite a vederlo prima che faccia la prossima live, sapete già che la risposta è questa: io non seguo altri youtuber milanisti. Sono Cristina Tassi, che è una ragazza che fa youtuber da un paio d'anni, e alla mia età, lei sì, abbiamo fatto anche qualche collaborazione su Instagram,
tempo fa. Intanto, vabbè, ma guardo i suoi video più per, non dice cose sbagliate, però guardo i suoi video più per simpatia, per amicizia, perché insomma è una persona che mi sta molto simpatica. Ma del resto, ragazzi, l'unica fonte su cui baso le mie teorie sulla mia squadra è Milan News, calciomercato.com e i miei occhi su Skype. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio. Lasciate like al video, fatemi il che volete, ragazzi. E noi comunque ci vediamo in settimana con un altro carico di video. Ciao a tutti, ragazzi, grazie. Andate a vedere la live reaction post partita di Milan Torino, ragazzi. Venite a vederla.